Chicago sopra. Chicago sopra. Chicago sopra. E tiro l'acqua alle tue dichiarazioni di merda, Juric. Chicago sopra. E se Chicago sopra non si distingue. Anzi, se io, caro Juric, cagassi sopra le tue dichiarazioni, a un certo punto la gente arriverebbe e direbbe: ma cos'è questa cosa sopra la merda? Capito? Cioè io cago, cago sopra le tue dichiarazioni. La gente arriva e dice: ma cos'è sta puzza di merda? C'è qualcosa sotto. C'è qualcosa là sotto. C'è qualcosa là sotto. Ecco, se cagassi sulle tue dichiarazioni, sposterebbero la mia merda e direbbero: cos'è questa cosa? Boh, però che puzza che viene. Che puzza che viene da questa cosa che non so cos'è. Da sotto questa cosa che non so cos'è. Che è la mia merda. Che sono le tue dichiarazioni, Juric. Hai rotto il cazzo. Juric, hai rotto il cazzo. Io devo dire che su Instagram, nei commenti, devo dire che le persone però hanno risposto in maniera giusta. Sono tutte scazzate, incazzate, come me, sul fatto che Juric abbia detto: però, a differenza di anni passati, stiamo lottando per un obiettivo prestigioso. Diciamo, la maggior parte delle persone hanno detto: ma Juric, ma obiettivo di che? Siamo decimo, ok? E poi ha detto: però il Monza evidentemente, se è sopra di noi, comunque sia, non sarà facile batterlo, perché evidentemente, essendo sopra di noi, ha qualcosa in più. Allora, una dichiarazione seria, ma anche banale, di uno che, come in realtà sostiene Juric, che vuole andare in Europa, i suoi teatrini del cazzo, tipo, se non andiamo in Europa, io fine anno me ne vado. Ma che cazzo dici, Juric? Se uno veramente, cioè se Juric, tu Juric, se tu veramente volessi andare in Europa, la tua dichiarazione sarebbe: noi dobbiamo battere il Monza domani. Punto. Ripeto, questo non vuol dire che sicuramente lo si batte, non vuol dire noi sicuramente batteremo il Monza, che sono affermazioni maciste, anche idiote, perché non vuol dire nulla, sono poi promesse che non possono essere mantenute. Le partite sono fatte da mille fattori, tutto quanto, da 5.000 fattori, e va benissimo. Ma a livello di atteggiamento, tu di comunicazione, in una partita comunque, ok, potenzialmente importante per poter fare questo scavalcamento, per poter piazzarsi momentaneamente, perché ricordiamo a chi si fa i segoni, a chi si fa mica i segoni, no? Ah, che si fa i segoni vedendo che siamo a 2 punti dell'ottavo posto. La classifica, l'unica classifica che conta, e la classifica finale non lo dice Darren 4, non lo dice, non lo dico io, cioè è un dato di fatto. Quindi, queste dichiarazioni qua sono dichiarazioni che non vogliono una persona che veramente, veramente punta all'Europa. Dice, ma lo dice anche in maniera diretta, cioè non alla Mourinho che dice una cosa in conferenza stampa e poi ai giocatori dice un'altra, ma no, in maniera diretta, in maniera comunque rispettosa. Non è che dice: Monza è una merda, devo battere, sicuramente lo battiamo perché è sempre forte. No, semplicemente dice: noi dobbiamo vincere questa partita. E dicendo questo, tra l'altro, viene comunque a mandare un messaggio molto forte ai giocatori. Poi, questione pressione è perché il giornalista gli ha chiesto, tra l'altro, il giornalista di Toro News, pessimo, non so se è di Toro News o se è stato riportato su Toro News. Gli ho fatto una domanda in un modo veramente pessimo, non mi ricordo come. Comunque, cos'è? Gli ha chiesto tipo. Adesso non mi ricordo cosa cazzo gli ha chiesto, mi sono un attimo perso. Gli ha chiesto qualcosa. Vabbè, riguardo alla partita, Juric ha detto. Appunto, ha risposto in questo modo. Cioè, in maniera rispettosa, tu devi andare a dire che devi vincere la partita. Che devi vincere? Ah sì, poi ecco, la questione: stiamo lottando per l'Europa. Cioè, il fatto che il Torino FC, senza per forza andare in maniera retorica, anche inutile, a rivangare il grande Torino, no, e senza neanche dire: in quanto Torino FC dobbiamo vincere, no. Però, cioè, ragazzi, detto ciò, cioè rimane il fatto che noi comunque siamo il Toro, ok? Noi siamo il Toro. Allora, il fatto di denotare, percepire, andare a comunicare che una pro in Europa, anche solo, ecco, uno star lottando potenzialmente nel volume per l'Europa, sia una cosa speciale, no? Perché dice: però non me l'aspettavo, stiamo facendo qualcosa di speciale. Io dico: ma che cazzo dici? Che cazzo dici? Siamo il Toro, siamo semplicemente quelli, non i decimi, siamo metà classifica, siamo il Torino FC, e semplicemente siamo addirittura lì nei pressi, ma non nei pressi del quarto posto per arrivare in Champions. Siamo sotto alla squadra che in questo momento è qualificata, tra l'altro,
da ottavo posto, neanche da settimo, dovrebbe quindi qualificata anche al di sotto di quello che dovrebbe essere la posizione per la conference, e noi siamo ancora più al di sotto. E questo è un sogno? Juric, ma vai a fare in culo, hai rotto il cazzo. Veramente. Io lo sapete che non sono a prescindere un anti-Juric, non sono come il mitico Vico che ce l'ha a prescindere con Juric, poi ognuno ha la sua opinione, eccetera. Cioè, nel senso, io riconosco, cioè, a me Juric dal punto di vista calcistico non mi fa schifo. Non mi fa schifo, perché l'ho già detto mille volte. A me piace un certo tipo di impostazione di gioco, movimenti senza palla. Mi piace comunque nel momento in cui la palla viene mossa da dietro, in avanti, gli spostamenti, le sovrapposizioni. La palla come viene pronta piace. Quindi, io non, cioè, secondo me, Juric è il miglior allenatore che in questo momento potremmo avere dal punto di vista credibile, cioè dal punto di vista prettamente calcistico, per quanto abbia delle pecche, ripeto, ho detto 5 miliardi di volte davanti perché questo gioco davanti non funziona più. Però, a me, Juric, dal punto di vista prettamente sul campo, non mi dispiace così tanto. Anzi, ma io, raga, non ce la faccio più. Cioè, io talmente mi sto cominciando a stare sempre più sul cazzo con queste sue dichiarazioni, che poi sono dichiarazioni contraddittorie, cioè. Ma se tu mi dici, scusate, fatemi capire, Juric aveva detto qualche tempo fa, se non andiamo in Europa a fine anno me ne vado, ok? Perché lui era pressato dal fatto che aveva sbagliato, perché aveva fatto il gestaccio alla curva, allora aveva dovuto dire no, ma in realtà c'è, cioè, tutto questo giro di cose, e a un certo punto era stato costretto a dire no, ma ragazzi, comunque io all'Europa ci tengo, anzi, addirittura se non andiamo in Europa a fine anno io me ne vado. Ma una persona che dice, se non tanto dichiarazione bellissima, se non andiamo in Europa a fine anno me ne vado, poi è la partita in casa contro il Monza. Anche sta cazzo di apologia del Monza. Ma avete rotto il cazzo. A parte, al di là del fatto che a me il Monza sta sul cazzo. Ok, a me il Monza sta sul cazzo. Ma togliamo il fatto che a me personalmente il Monza sta sul cazzo. Ma il Monza, cioè il Monza, ma cos'è? Sti brianzoli di merda. Con tutto il rispetto, io dico, questa frase qui non è un reale insulto verso nessuno. E a me sta sul cazzo la squadra Monza. Non ce l'ho con le persone in particolare. Tantomeno con gli abitanti di Monza, non me ne frega. Però, cioè, il Monza, a livello calcistico, ma cos'è? Ma noi siamo molti. Cioè, noi giochiamo in casa contro il Monza, poi diciamo, beh, il Monza comunque ha comprato l'Olanda. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Perché questa apologia del Monza, partita difficile? Non è una partita difficile, è una partita che devi vincere. È una partita che può nascondere mille insidie, come le può nascondere le partite, può darsi che la partiamo 3-0, può darsi che cadono cose per le quali il Monza ci sovrasta, magari espulsioni, rigori, può cadere di tutto. Non è facile vincere le partite in generale. Fossimo anche in casa contro l'ultima in classifica, non è quello fatto. Ma al di là di questo, fare un'apologia del Monza, in quanto per, non è una partita, è una partita bella da giocare finalmente in casa contro una squadra totalmente mediocre, e tu, se vuoi tirarti fuori con questa mediocrità, quantomeno a livello di atteggiamento, al netto del fatto che la sprovincia o perde, mi fai una dichiarazione, cazzo, che ci esalta, che ci esalta, che ci esalta, in cui dici dobbiamo vincerla, punto, punto. Avete veramente, io su ste robe non ce la faccio veramente più.